Ispirazione quotidiana. Oggi do al mondo il meglio di me perché so che il mondo attende il meglio di me. Ispirazione di oggi. Anche oggi l'ispirazione è direttamente inclusa nelle due citazioni che vi voglio proporre, che ho selezionato per voi, due poesie che si integrano perfettamente. Ascoltatele e ispiratevi. La prima poesia è La poesia dell'esploratore di Rudyard Kipling e dice: Non ha senso andare oltre, quello è il confine della coltivazione. Così hanno detto e io ci ho creduto. Ho dissodato la mia terra e seminato il mio raccolto, ho costruito i miei granai e eretto i miei recinti. Nella piccola stazione di confine, nascosti sotto i contrafforti, dove i sentieri si esauriscono e si fermano, finché una voce, austera, come la coscienza, risuonò, interminabile, come un eterno sussurro ripetuto. Giorno e notte. Qualcosa ti sfugge. Va a trovarla. Parti e guarda oltre i campi. Qualcosa è smarrito tra i campi. È perso e ti sta aspettando. Parti. La seconda poesia è di Burton Braley e si chiama Opportunità e chiarisce e amplifica questa di Rudyard Kipling. Perché i migliori versi non sono stati ancora scritti, la migliore casa non è stata ancora progettata, la più alta vetta non è stata ancora raggiunta, il fiume più roboante non è stato ancora attraversato. Non preoccuparti. E non agitarti. Le possibilità sono appena iniziate. Perché il miglior lavoro non è stato ancora neppure iniziato. Le opere migliori non sono ancora compiute.